Ciao a tutti, bentornati al nuovo video di Comment Art. Oggi parliamo di una cosa abbastanza semplice, o diciamo così, una delle prime che si fanno, poi semplice in realtà forse non è, o non semplicissima, e cioè come si fa a capire se un'intelligenza artificiale sta facendo quello che deve fare bene o male. Prima di parlare in dettaglio di come si decide questa cosa, conviene fare una distinzione tra due grandi classi di modelli. I modelli che classificano un input, quindi prendono un'immagine, un testo, un paziente, un oggetto e decidono a che categoria appartiene. Quindi le categorie sbagliate sono tutte ugualmente sbagliate. E poi ci sono invece i modelli che predicono dei valori continui, numerici, la temperatura, la pressione sanguigna, il livello di ossigeno nell'aria, per esempio. Quindi possiamo arrivare più vicini o più lontani dal valore esatto. Ecco, oggi parliamo della prima classe, dell'altra classe ne parleremo in un altro video, perché cambiano un po' di cose. Quindi, come si fa a capire se un classificatore, quindi un algoritmo che deve decidere se un input appartiene alla classe A o B, classifica bene? Per capire questa cosa si usa la matrice di confusione, che è questa cosa qui che vedete in video. Nel video ce ne sono tre, li guarderemo una alla volta. Cosa c'è in una matrice di confusione? Qui c'è la realtà, quindi cosa è vero? In questo caso facciamo finta di avere un task di sentiment analysis, quindi abbiamo un tweet, tanti tweet, e dobbiamo decidere se un tweet è positivo o negativo. Quindi qui abbiamo i tweet che sappiamo essere positivi, lo sappiamo perché è la realtà. Stiamo allenando il nostro algoritmo supervised, supervisionato, e quindi abbiamo degli esempi di cui sappiamo tutto. Questi sono quelli positivi, questi sono quelli negativi. Quindi qui abbiamo la realtà. Qui abbiamo le nostre previsioni, quelli che il nostro algoritmo pensa siano positivi e quelli che il nostro algoritmo pensa siano negativi. Quindi, su questa diagonale, 80, abbiamo i tweet che il nostro algoritmo ha classificato bene. Sono positivi nella realtà e lui pensa che siano positivi, sono negativi nella realtà e lui pensa che siano negativi. E uno potrebbe dire, beh, abbiamo 200 tweet in tutto, 150 li classifica bene, sappiamo che la sua accuratezza è del 75%. E potremmo dire, beh, ci fermiamo qui, alla fine chi se ne frega degli errori. E invece, facciamo un esempio molto pratico. Supponiamo che invece di sentiment analysis, qui stiamo decidendo se una persona è innocente o colpevole. E quindi se i nostri giudici hanno deciso che è giustamente innocente o giustamente colpevole o invece hanno fatto un errore. Perché è interessante questo? Perché quando pensiamo alle classificazioni, di solito diamo per scontato che un buon classificatore trovi tutti e solo gli esempi di una particolare classe. Quindi, se il nostro obiettivo è trovare i colpevoli, noi ci aspettiamo che implicitamente anche che il nostro modello, che sia un algoritmo o che sia il sistema penale italiano, trovi tutti i colpevoli, ma solo i colpevoli. E questa cosa però non basta guardare all'accuratezza. Non basta guardare solo a quelli che stiamo facendo bene su tutti gli altri, perché gli errori sono diversi. Possiamo essere molto bravi a trovarli tutti, a fare una marea di errori nell'altro senso, oppure essere molto bravi a trovare solo i colpevoli, ma fare una marea di errori nell'altro senso. Cioè, possiamo essere un sistema ipergarantista, per cui non si mette in galera nessuno a meno che non si sia super certi che sia colpevole, oppure un sistema molto draconiano, molto poco garantista, in cui l'obiettivo è che tutti i colpevoli stiano dentro, non importa se nel mucchio ci finiscono anche tanti che colpevoli non sono. Quindi questi errori, quelli che vedete nell'altra diagonale, sono molto diversi. Una intelligenza artificiale può funzionare molto bene anche se fa un tipo di questi errori, ma non l'altro, o viceversa. Per esempio, Google
Non è propriamente il motore di ricerca di Google, non è propriamente un classificatore, però il suo obiettivo è restituire tutte le pagine che sono adeguate rispetto a una chiave di ricerca. Non importa se dentro ce ne finiscano tante che non sono adeguate, finché ti fa vedere tutte quelle che sono possibilmente adeguate, ha fatto il suo lavoro, perché poi sta a te a trovare quelle che ti interessano davvero. Poi c'è tutta la parte di ordine delle opzioni, ma ci entreremo forse quando parliamo di ranking. Invece, appunto, il sistema giudiziario italiano accetta di perdersene qualcuno per strada perché, più o meno come cultura giuridica, si è deciso che è molto più grave fare l'errore di mettere in galera un innocente che di lasciar libero colpevole, senza entrare nel merito della decisione, però per farvi capire come le valutazioni di un classificatore non sono molto diverse dalle valutazioni di quando le classificazioni le fanno le persone. Un'altra cosa interessante è che in questo mondo qui ci sono più o meno tanti tweet positivi quanti negativi. In questo mondo qui ce ne sono tantissimi negativi. Se guardiamo di nuovo solo all'accuratezza, vediamo che questo modello ha un'accuratezza del 95%, questo era al 75%, quindi potremmo dire, vero, questo è molto meglio. Però questo è anche un compito molto più facile. E in effetti questa matrice di confusione è la matrice di confusione di un modello stupido, un modello che dice sempre negativo. Ha imparato che la maggior parte delle cose che vede sono negative, quindi dice, vabbè, questi errori ci stanno. L'importante è che becco questo. Ecco, questo algoritmo ci permette di distinguere molto bene le due componenti della classificazione, cioè il trovarli tutti e il trovare solo quelli giusti. Questo algoritmo è molto bravo a trovare tutti quelli negativi. Quindi la sua completezza per la classe negativa è massima. E per la classe negativa è anche abbastanza preciso. Diciamo, gli errori che fa, pensando che certi tweet positivi siano negativi, non sono tantissimi per la classe negativa, però per la classe positiva sono tantissimi, sono tutti. Quindi qui abbiamo un classificatore molto, molto stupido che ha imparato a dire sempre negativo. Questo gli permette di essere bravo a trovare tutti i tweet negativi, ma molto meno bravo a essere preciso e soprattutto è incredibilmente scadente ad essere preciso per la classe positiva, per i tweet positivi. Talmente poco preciso che la sua precisione è zero. Perché ogni decisione che prende riguardo a un tweet positivo, cioè nessuna, è sbagliata, ovviamente. Però anche la completezza per i tweet positivi è zero, perché non ne trova neanche uno. Quindi qui abbiamo un modello che ha un'accuratezza altissima per una classe, però per l'altra fa assolutamente schifo. Qui invece abbiamo un esempio molto simile in cui il modello trova un tweet positivo, solo uno, però tutte le volte che dice che un tweet è positivo ha ragione, quindi è precisissimo, non fa nessun errore quando dice che un tweet è positivo. E quando dice che un tweet è negativo ne fa abbastanza ancora. Quindi qui abbiamo una precisione massima. Il 100% delle decisioni su un tweet positivo sono corrette. Abbiamo una completezza un po' migliore di prima, non è più zero, perché almeno uno l'ha trovato, però comunque bassa. L'accuratezza è cambiata quasi nulla. Però adesso almeno sappiamo che quando l'algoritmo dice che un tweet è positivo, possiamo fidarci. Quindi, in conclusione, perché è interessante guardare alla matrice di confusione e non solo al numero di input che abbiamo classificato bene? Che gli errori contano e molto spesso gli errori ci dicono cose più interessanti e più utili delle cose fatte bene. E soprattutto da una matrice di confusione in cui distinguiamo i falsi positivi, i falsi negativi e le decisioni corrette, ci permette di calcolare non solo l'accuratezza, ma anche la precisione, cioè quanto affidabile è una decisione.
e la completezza, cioè quante delle cose che sono effettivamente vere nel mondo, quante ne riusciamo a classificare correttamente. Quindi, quando pensate a un classificatore di qualsiasi tipo, artificiale o umano, non pensate solo a quanti esempi sono classificati bene, ma anche a quali errori fanno. E soprattutto pensate che l'assunzione che un classificatore debba trovare tutti e solo gli esempi corretti è un'assunzione molto forte. E un algoritmo può fare benissimo una sola delle due cose, ma malissimo l'altra. Ci vediamo la prossima volta, se il video vi è piaciuto, se vi è tornato utile, se avete imparato qualcosa, o semplicemente se volete farci un regalo, iscrivetevi al canale, mettete like e condividete. Grazie a tutti e alla prossima.